questa notte dintorni con Orlando Marzullo. Questa sera andiamo a intervistare un po' più da vicino, un po' più dietro le quinte, un personaggio dal temperamento duro appartenente al jet set italiano. Si tratta di un personaggio ormai noto nelle grandi celebrità, ripeto, il carattere e il temperamento sono di più duri. Adesso, fedeli quindi nella notte di Rai 1, ci spostiamo verso il ragionier Ugo Fantozzi. Ma dov'è? Chi è? Cosa sta facendo? È un po' ricchione. No, beh, prego, si accomodi. Ma chi è lei, scusi? Adesso le facciamo l'intervista, non si preoccupi. Sì. E mi siedo qui. No, sì. Prego, si accomodi. Ah, qui posso? Sì. Sono qui, scusi. Siamo qui, collegati, fedeli, nella notte di Rai 1, per conoscere il signor Fantozzi. Sì. Lei è contento di essere... Scusi, ma lei è Pippo Baudo? No, guardi... Così. Marzullo. Intanto... Ah, Marzullo. Vabbè. Ma chi sono? Sono gentilissimi telespettatori che adesso noi andremo a proporre lei come personaggio. Intanto la ringraziamo di essere tra di noi. La ringraziamo di essere tra di noi, appunto, fedeli nella notte. La notte per Fantozzi, cos'è? Mi coglie un po' impreparato. La notte, lei cosa fa di notte? La notte, praticamente, è l'uomo e la donna che... non ho studiato, scusi. Ma a parte questi particolari un po' piccanti, per lei la notte è relax, impegno? Come vede lei la notte? Ma io praticamente... Lei con la signora Pina? Con la Pina io faccio delle... Praticamente sono 3 anni che non faccio niente. Però, se poi con il mio ragionier Filini usciamo, allora... Night club, discoteche... Piano bar, donne. Ma lasciamo perdere questi particolari. La notte è tentatrice, è arrapante, è fedeltà. Lei, l'alta fedeltà, come la vede? Mi ripeta la domanda che non ho capito molto bene. Lei, la consorte, la fedeltà, il suo rapporto con la Pina, com'è? Ma come? Con la Pina praticamente... Lei ha un ideale di fedeltà. Cos'è per lei la fedeltà? L'alta fedeltà. Ma lo diciamo prima, no? È tutto quel che viene giù, che si mette la cassetta. Qui stiamo parlando di uno stereo, signor Fantozzi, la prego, io gli ho chiesto... Posso fare una domanda? Ma lei quella faccia lì ce l'ha sempre o solo in qualche volta? Scusa. Così non l'ha. Stia calmo, non si rilassi. E ciò ho perso la sensibilità agli arti inferiori. Ho capito. Così. Ma ci dico una cosa, a casa sua chi è che comanda? Comando io. A casa mia comando io. Alla Pina ordino tutto. Mi permette di prendere il lutto libero. Belle frittatone con cipolle e aglio. E soprattutto... Soprattutto? Non si fa vedere all'imbrunire. Ma questo è un particolare, che dirla qui in diretta ai nostri telespettatori può essere spiacevole. Ma lei ha mai visto Pina? Ho capito. Ma da grande esperto finanziario, parliamo di economia, qual è lei, signor Fantozzi? Cosa pensa dell'attuale situazione economica dell'Italia di oggi? Lei è un grande esperto finanziario? Il deficit pubblico, come lo vede? Ma chi è questo deficiente pubblico, scusa? Che lo copro io, lo copro, no? Lei... Scusa, perché ho visto anche su una rivista, aggiornatissima, che ogni nascituro gli danno... 23 milioni da mettere in banca. No, guardi, 23 milioni alla nascita sono di debito. Questa... Ma come? Ma allora, anche la mia nipote mostra quella Farin che... Cioè, tutto... Perché? Lei vorrebbe uno sconto? Vabbè, ma non sarà mica un essere umano quello lì, no? Signor Fantozzi, sempre fedeli della notte, direi uno, le voglio chiedere come si trova nel suo kibbutz. Lei sa cos'è un kibbutz, vero? Come si trova nel suo kibbutz? Ma scusi, che può ripetermi, che non ho capito. Kibbutz. Ah, sì, dice sì. Kibbutz è che è tutto un... È un animale. Signor Fantozzi. Quattro. Allora, cioè, è tutto un... Sto parlando di kibbutz, signor Fantozzi. È forse un dolce della... Ah, no! Dice sì. Kibbutz
quella particolare che quando si va dalle donne pugliesi si prende lì sulla porta e fa toc toc, che boz. E lo dico. Ma, scusi,